c'è di male? Non siamo tutte uguali, per fortuna. Cosa vuoi dire? Vado a fare il caffè. No, spiegami. Eccola qui una delle protagoniste della scena. Allora, tu sei l'attrice. Sì. È anche un'attrice, ma sei l'attrice in questo spettacolo. Quanto la realtà si può posporre e fondere con la scena in questo testo? Urca! Domandina così giusto per rompere il ghiaccio. No, beh, ma diciamo che tutto quello di cui si parla ha delle radici nel vissuto molto solide. Probabilmente anche per questo c'è questa risposta, devo dire, stupefacente da parte del pubblico che partecipa e si diverte, non tanto perché sì, ci sono anche delle battute, ma proprio si diverte, ride probabilmente per delle identificazioni o come se fosse quasi da un buco della serratura che guarda una situazione un po' intima. E quindi sì, direi che ce n'è molta di realtà, anche se è virata in commedia, anche se noi abbiamo due personaggi, diciamo, che eccedono nei loro atteggiamenti, ma non così poi così tanto. Com'è lavorare con Maria Emilia Monti? Beh, bene, benissimo. Noi siamo amiche, normalmente molto calde, siamo amichette, eccola lì, nella vita, per cui il fatto di trovarmi con lei e lavorare era bello. Possiamo anche litigare e smettere subito dopo e ridere, e quindi, per dire, abbiamo una capacità di dirci le cose, di sostenerle, di poter essere sincere, che crea proprio una libertà d'animo notevole. Credo che sia bello poter lavorare con un testo che è stato scritto e diretto dalla stessa persona. Avete fatto delle modifiche in corso d'opera? Visto no, che pochissimo, pochissimo. Una o due parole, pochissimo. Abbiamo seguito Cristina come dei soldatini e abbiamo cercato di capire che cosa voleva, nel senso che lei ce l'aveva molto molto chiaro, e quindi anche magari noi in certi momenti viaggiavamo un po' alla cieca, non capivamo cosa facevamo, ma eravamo dentro a questa fiducia totale, e piano piano lo stiamo facendo nostro, credo, spero, boh. Il pubblico reagisce bene, quindi sì. Sì, sì, benissimo, benissimo. Beh, non si può mai dire, eh. Oh, fino adesso bene. Stefano Annoni, in mezzo a queste due donne scatenate nella scena. Allora, tu sei il toy boy? Ti possiamo definire così? Ma in realtà no. Meno male, perché è un po' avvilente, no? È un po' avvilente, sì. In realtà forse all'inizio della commedia giochiamo a far sì che lui risulti una sorta di toy boy, ma poi Luca prende spazio e acquisisce valore di uomo, quasi, o almeno di ragazzo, di Luca, tanto che nella drammaturgia originale di Cristina, cioè proprio nelle prime battute, viene chiamato ragazzo in mutande e dopo diventa Luca, quindi già nell'idea dell'autrice, nonché regista, c'era forse questo cambiamento, questa maturazione del personaggio. Quindi impari più tu dalle donne o le donne da te? Ma sicuramente più Luca, perché comunque è giovane, quindi è un processo di maturazione, mentre le donne riportano tutte le loro grandi esperienze di vita negative, purtroppo, rispetto agli uomini, quasi sempre negative. E quindi direi che sì, forse più il giovane che impara, ma anche se alla fine il cappuccio... Beh, non svegliamo. Non diciamo nulla. Domanda tipica, per un giovane come te, com'è lavorare con una grande come Cristina Comencini? Beh, è stata un'emozione enorme, non solo con lei, anche con Angela, con Maria Emilia. Devo dire che all'inizio talmente era grande il nome che non ci ho creduto. al provino proprio sono andato completamente libero, con 39 di febbre, senza voce, e forse è stato grazie a questo che sono andato talmente tranquillo, che mi sono divertito, e la cosa credo abbia colpito Cristina. Poi è stato bello scoprire una persona che ci tiene tantissimo al suo lavoro e ha lavorato davvero. Abbiamo fatto 40 giorni intensissimi di prove vere. Bello, è stata una bella esperienza, e adesso continua, perché ogni sera davvero stiamo cercando non cose nuove, ma di andare sempre più dentro al lavoro. Lunga tournée, tra l'altro, debuttato pochissimo tempo fa, ma girerà fino a gennaio e si riprenderà la stagione successiva. Ok, grazie. Grazie a voi, arrivederci.